Un viaggio tra presente e medioevo, un'immersione nella bellezza, nell'arte e nei sapori, alla scoperta della Toscana dei borghi. Un'altra estate, la manifestazione itinerante promossa da Regione Toscana e dal quotidiano Il Tirreno ha preso il via da Massa Marittima, scrigno di tesori adagiato tra le colline metallifere, circondato dalla campagna della Maremma. Una partenza che sia di buon auspicio per la stagione turistica, come augura quell'albero della fecondità rinvenuto negli anni 2000 all'interno delle fonti dell'abbondanza. Un affresco medievale di carattere profano, simbolo della fertilità, quella che in tanti sperano possa tornare a dare nuova linfa al settore del turismo in Toscana. È un modo diretto, fresco per raccontare le nostre autenticità. E iniziamo oggi ed è coincidente con la presentazione anche della nostra campagna di promozione. E quindi è un lavoro in continuo che in Toscana viene oggettivamente facile, da dove iniziamo? Iniziamo un racconto unico, straordinario e ogni volta nuovo. Questa piazza piena di tanti racconti della nostra terra, i prodotti locali, i vini, i cibi, gli alimenti, le tradizioni e intorno un patrimonio artistico che è impareggiabile. Entrare in una cattedrale e trovare opere di Lucio da Buoninsegna o nei loggiati cittadini affreschi del tardo 200-300 è un contesto che è impareggiabile e che evidentemente è irripetibile in qualsiasi altra paese, e per questo comprendo che chi fa della Toscana il proprio modello. Guardate, io ho in mano una mascherina, conoscete bene, un oggetto che ormai ci è familiare, è il grosso massetano, una riproduzione della moneta che venne battuta per la prima volta il 9 luglio del 1317. È una storia che mi ha appena raccontato il sindaco ed è una storia straordinaria, perché Massa Marittima attraverso questa moneta sanciva la sua autonomia, la sua indipendenza. Il fatto che potesse battere una moneta propria significava che questa era una città, col suo orgoglio, il suo onore. Ecco, abbiamo gli oggetti che ci raccontano il passato e il presente. Noi questo vogliamo fare, cioè calati nella nostra attualità vogliamo ricordare e tenere presente da dove veniamo. Come sempre non è mancato il focus dedicato ai sapori, con un colorato mercato medievale. Protagonisti, grani antichi e un simbolo del territorio, i famosi tortelli maremmani. Un territorio, quello di Massa Marittima, che punta ad accogliere i viaggiatori e amanti dell'arte, ma anche degli itinerari nella natura. Tanti i percorsi e servizi dedicati al cicloturismo. Noi oggi siamo nella piazza, siamo nel centro abitato, ma in realtà l'offerta turistica che abbiamo è un'offerta anche legata all'ambiente, legata allo sport, legata agli spazi aperti. Noi abbiamo il 65% di territorio boscato, quindi è il modo migliore per vivere il dopo pandemia, per vivere il turismo in dopo pandemia. Prossima tappa di un'altra estate sarà Porto Azzurro all'Isola d'Elba, il prossimo 16 luglio. La manifestazione proseguirà poi con altre tappe fino al 13 settembre, con un gran finale sulla terrazza Mascagni a Livorno.